loro venivano già da un impegno importante come gli europei, dunque abbiamo cercato con coordinato uno staff di primo ordine come con Dante Falasca, il preparatore fisico, Cristiano Gianbartolomei e Marcello Gabriele, abbiamo fatto un tipo di lavoro soprattutto senza dover diciamo cambiare tantissimo. A livello di attacco hanno già dei movimenti, delle partenze di gioco molto valide. Naturalmente sto intervenendo su alcuni fattori che ritengo sia necessario intervenire, come l'aspetto della tecnica di tiro, di gioco e soprattutto anche a livello difensivo. Abbiamo lavorato molto su questo e diciamo che i ragazzi hanno risposto molto bene. Abbiamo fatto una serie di amichevoli dove la difesa ha dato i suoi frutti e i ragazzi hanno comportati benissimo. Mancano ancora dei ragazzi che sono venuti un po' infortunati agli europei, diciamo tra virgolette titolari, perché non esistono titolari, chi merita di stare in campo ci sta, e devo dire che questa cosa un pochettino alla fine mi è tornata utile, perché diversi ragazzi che avevano meno spazio precedentemente si sono mostrati molto in campo, hanno dato dei bei risultati, si sono messi in mostra e questo mi ha fatto molto piacere perché hanno mostrato delle qualità importanti. Sì, lavorare così per ogni allenatore è una cosa ottimale, perché diciamo tra virgolette uno sport che non è professionistico, qui è un ambiente professionistico, i ragazzi sono sempre a disposizione, molto educati, danno sempre il 100% in campo, rispettosi, hai delle condizioni di lavoro per un allenatore eccezionali, perché sai benissimo chi è in campo, chi ha dei problemi, siamo tutti coordinati con lo staff medico e dunque se c'è bisogno che qualcuno debba riposare o fare un lavoro differenziato si fa, è un numero cospicuo che non sempre nei club ci sono, dunque per un allenatore eccezionale vedo in loro, nella luce dei loro occhi, proprio la voglia, credono in questo sport, vogliono arrivare. E anche da questo punto di vista che io sto intervenendo sull'aspetto caratteriale, dove giocatori che vogliono arrivare a un certo livello, noi abbiamo anche una certa esperienza sulle nostre spalle e cerco di trasmettere questo, come vivere questa disciplina, come vivere ogni momento anche fuori dal campo, con essere professionisti dentro e fuori, e solo così possono raggiungere dei livelli alti, ma diversi di loro hanno anche qualità e sono convinto che qualcuno di loro sicuramente possa arrivare ai vertici. E certamente quando dicevo che intervenire sull'aspetto caratteriale era proprio questo, perché giustamente è una cosa tipica giocare delle partite, posso dirlo anche io perché ho fatto giocatore anche in certi livelli, e giocare con uno stato d'animo dove l'incontro sulla carta non è importante, non è determinante, un giocatore gioca sicuramente più tranquillo, ma poi loro nella loro carriera dovranno gestire, come è stato negli europei, palle difficili, momenti difficili, e dunque devono entrare in campo con la mentalità che ci sono i due punti, che quella partita è importantissima, e stiamo appunto lavorando anche su questo. Per noi ragazzi, a parte che loro stessi anche quando ci alleniamo c'è competizione, come è giusto che sia, ma sicuramente gli ho detto che loro devono mostrare che sono i giovani più promettenti d'Italia e che devono appunto mostrare anche agli altri giocatori, agli avversari, che sono lì e sono all'altezza, insomma. Molti ragazzi venivano dall'europeo e quindi hanno iniziato la preparazione molto più tardi rispetto a alcuni ragazzi che stavano qua. Poi sono state delle entrate e uscite, come dicevi tu, però l'importante è... poi c'è stato il cambiamento tecnico tra Massotti e Riccardo Trillini. E quindi c'è bisogno un po' di assestamento, però hanno fatto anche parecchi amichevoli, penso che la squadra sia pronta per affrontare il campionato. Un campionato che il campus affronta con quali obiettivi? Sappiamo che la squadra parte da fuori classifica, gioca fuori classifica, però al tempo stesso si pone dei continui obiettivi di miglioramento, di crescita, di acquisizione d'esperienza e perché no anche di ottenere più vittorie possibili. Sì, ma il fatto che non fa classifica non deve essere un alibi, le partite le devono affrontare sempre per vincere. Quindi sono curioso di vederle all'opera, anche perché adesso hanno un anno di esperienza, il campionato della Silver è abbastanza competitivo per loro, quindi vediamoli all'opera.
avrei avuto modo, ecco, di vederli magari in qualche allenamento. Che gruppo hai visto, sia in termini di talento, sia in termini proprio di approccio anche mentale? Perché ne parlavamo prima con Bassotti, questi non sono ragazzi come gli altri, sono ragazzi che comunque hanno messo la palla a mano al primo posto nella loro vita. Ma guarda, intanto è un'esperienza. Io l'ho visto l'anno scorso perché l'abbiamo affrontato con la squadra del Teramo. Rispetto al primo biennio, la media dei ragazzi è molto più alta di qualità. La volta scorsa c'erano due fuori classe e poi gli altri erano ancora abbastanza acerbi. Qui la qualità è molto più alta e secondo me questo campionato potrebbe dare belle soddisfazioni, sicuro.